pronti per una nuova puntata di Le faremo sapere. Cominciamo. Giovani, occupazione, lavoro che non c'è, ma anche opportunità. Le faremo sapere, un programma sul mondo del lavoro promosso dalla CGIL di Enna. Ogni venerdì vi aspettiamo dalle 18.30 alle 19.30 solo su Bella Rai. Siamo tornati in diretta finalmente con una nuova puntata di Le faremo sapere. Qui a Bedda Radio, nel nostro coworking al Centro Atlantis, siamo in diretta oggi con Gabriella Motta, che salutiamo ovviamente. Sono felicissima di ospitare per questa puntata, che oramai siamo una delle ultime, però ci tenevamo tanto appunto a inserirla, che abbiamo voluto dedicare proprio ad un appuntamento con il legale. Perché appunto Gabriella è un avvocato e oggi parleremo appunto di come appunto è importante distinguere le varie tipologie contrattuali, cos'è, quanto si ha il licenziamento, quanto invece si può ricorrere a una dimissione. Entreremo insomma più nel dettaglio di quelle che sono le clausole di un contratto di lavoro. Ma andiamo con ordine. Ciao Gabriella. Ciao Floriana. Quindi tu di esattamente di cosa ti occupi? Io mi occupo di diritto civile e di diritto del lavoro. Ho maturato questa esperienza soprattutto nell'ambito del diritto del lavoro quando ho lavorato a Bologna, ho lavorato in uno studio che si occupava appunto di diritto sindacale e quindi di lì un po' è nata, insomma, mi sono approcciata appunto a questa esperienza, a questo ramo. Sono membro, faccio parte della segreteria del NIDIL provinciale. Ecco, questo ci teniamo a sottolinearlo perché Gabriella fa parte appunto della NIDIL provinciale e in qualità appunto anche di avvocato, insomma, si occupa anche di farci l'assistenza legale per quanto riguarda proprio il diritto del lavoro. Non solo, insieme a Gabriella stiamo anche programmando una serie di iniziative che faremo come CGIL provinciale, e quindi a breve avremo anche nuove cose da presentarvi. Bene, noi ora entriamo un po' nel merito, però attenzione, non è che sei solo avvocato e fai parte solo della CGIL, sei anche comunque componente attiva di alcune delle associazioni che fanno parte del nostro coworking. Sì, l'avrei detto, diciamo, più avanti, giusto per... faccio parte appunto dell'associazione Terra Matta, che fa parte del coworking, e abbiamo una serie di progetti che sono stati fatti, tanti ne faremo di qui a breve, soprattutto quello, mi permetto insomma di approfittarne, del progetto Diamo Aria alla legalità. Uh-huh. Faremo una biblioteca vivente allo spazio Perenna venerdì mattina, proprio per avvicinare insomma quello che è il mondo dei ragazzi a questa importante tematica che è la legalità. Esatto, Terra Matta la sta organizzando insieme al presidio di Libera di sì. Vienna. Infatti tra l'altro oggi è giusto ricordarlo proprio a inizio puntato, ricorre l'anniversario della morte di Peppino Impastato, appunto il 41esimo anniversario. Peppino Impastato ucciso appunto nel 78, a cui Terra Matta è anche dedicato nel suo blog un articolo che appunto vi consiglio di andare a leggere perché è molto molto interessante. Bene, dopo aver fatto questa presentazione, insomma aver svelato tutti i collegamenti esistenti tra le varie associazioni che continuano ad esistere all'interno del nostro Centro Atlantis, e iniziamo appunto a entrare nel merito della nostra discussione. Anzitutto, in generale, che cos'è un contratto di lavoro? Giusto per iniziare. Allora, partiamo dal contratto. Che cos'è un contratto? Diciamo, tutti sappiamo cos'è un contratto: è un accordo tra due parti, nel nostro caso appunto due parti, il datore di lavoro e il lavoratore, che si impegnano ciascuna a svolgere un'attività, ad una prestazione nei confronti dell'altro soggetto. Così come un contratto di compravendita, io sono il venditore, mi obbligo a vendere una cosa, il compratore si obbliga a pagarmi, allo stesso modo il lavoratore si obbliga a svolgere una prestazione lavorativa che può essere intellettuale o manuale, quindi comunque a lavorare per il datore di lavoro e il datore di lavoro a retribuirlo.
è chiaro che nel contratto di lavoro vanno inserite degli elementi che poi danno vita, danno corpo a quello che sarà il rapporto di lavoro. Innanzitutto la qualifica, abbiamo appunto i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, e poi la qualifica, appunto. La qualifica che cos'è? È il secondo requisito di un contratto, sì. Poi c'è invece la categoria, che appunto distinguiamo i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai, mentre la qualifica è l'insieme delle mansioni che sono collegate ad un determinato livello retributivo. Okay. E poi le mansioni, quello che concretamente il lavoratore va a compiere, oltre alla durata, oltre all'orario di lavoro, al luogo in cui si svolge la prestazione, eccetera. Quindi diciamo che quando un cittadino, un utente si avvicina comunque al sportello sindacale per fare un controllo di quello che è il suo contratto di lavoro, tra le primissime cose che si va a guardare è proprio se la mansione che effettivamente si svolge sul luogo di lavoro coincida a quello che è appunto indicato poi a livello di inquadramento, appunto, di categorie di mansioni, sì, nel suo contratto di lavoro. Sì. Continuiamo la nostra discussione dopo il primo brano appunto musicale scelto in questa playlist, che è appunto un brano dei Coldplay, Something.
Gabriella Motta, appunto avvocato, che, con la quale stiamo affrontando un po' la discussione sulla, sulle tipologie contrattuali e più nel dettaglio sulle clausole appunto di un contratto di lavoro. Abbiamo pronto appena specificato che una delle prime cose che deve essere guardata quando si firma un contratto di lavoro è proprio relativa alle categorie, gruppi e mansioni, giusto? Quindi spessissimo raccontavo proprio a Gabriella che succede appunto che un utente si avvicina appunto allo sportello sindacale per lamentare come in realtà si viene impiegati per lo svolgimento di una certa mansione, in realtà poi nella pratica sul posto di lavoro appunto si svolge tutt'altro. È importante consigliare appunto vivamente innanzitutto di leggere il proprio contratto di lavoro e soprattutto di venire presso l'organizzazione sindacale appunto in CGIL per farsi controllare, farsi spiegare appunto il contratto di lavoro quando appunto ci si trova in presenza di una certa categoria, di un certo gruppo, di una certa mansione. Quindi detto ciò, andando poi più nel dettaglio e andando un po' avanti anche nella discussione, quali sono le tipologie contrattuali che insomma è possibile riscontrare nel mondo appunto del mercato del lavoro odierno, ovviamente? Allora, innanzitutto dobbiamo fare una prima classificazione tra il lavoro subordinato, il lavoro autonomo e il lavoro parasubordinato, perché queste sono appunto le tre macro aree da cui poi si diramano tutte le varie tipologie. Innanzitutto, il lavoratore subordinato chi è? È quel lavoratore che si obbliga a svolgere una determinata prestazione lavorativa, quindi abbiamo detto che può essere o intellettuale o manuale, sì. E diciamo riceve una retribuzione per questa attività e svolge questa attività alle dipendenze sotto la direzione del datore di lavoro. Mm-hmm. Quindi fondamentalmente abbiamo questo elemento che appunto è il potere direttivo, il potere disciplinare che ha il datore di lavoro che può esercitare nei confronti del lavoratore. Questo è il tratto essenziale appunto che caratterizza il lavoro subordinato. Sì, invece la particolarità appunto, questo è uno degli elementi che caratterizza il lavoro subordinato e che lo distingue invece dalle altre tipologie di lavoro invece cosiddette atipiche, che quindi escono fuori diciamo da quello canonico descritto diciamo dal nostro legislatore, che è appunto il mondo dei parasubordinati, che dove appunto all'interno ritroviamo varie tipologie contrattuali, come ad esempio i COCOCO, lettere di incarico occasionali, esatto. Insomma il mondo a cui sostanzialmente si rivolge anche la categoria NIDIL e che necessita anche di particolare attenzione proprio perché non essendo diciamo disciplinate proprio interamente al nostro codice civile, diciamo si fa una applicazione della legge appunto quasi analogica. Uh-huh. Quindi anche lì, se siete lavoratori occasionali o comunque in generale cosiddetti atipici, è importante che appunto venite a fare una consulenza indipendentemente che sorgano meno problemi col proprio datore di lavoro, ma perché è giusto appunto avere chiare quali sono appunto la totalità dei propri mm-hmm. diritti e dei propri doveri nell'ambito di un rapporto di lavoro. All'interno della tipologia dei contratti subordinati, quale ulteriore distinzione possiamo fare? Allora, all'interno dei contratti subordinati distinguiamo il contratto a tempo determinato dal contratto a tempo indeterminato. Il contratto a tempo indeterminato è diciamo quello a cui insomma tutti aspirano, perché comunque è la forma di lavoro privilegiata, e il contratto di lavoro a tempo indeterminato è quel contratto con cui un lavoratore si impegna appunto a svolgere questa attività lavorativa senza vincolo di durata, e quindi sostanzialmente non è prevista una scadenza del rapporto di lavoro. Io vengo assunta oggi, non
9 maggio fino a quando maturerò poi i requisiti per andare in pensione. Mentre nel contratto di lavoro a tempo determinato è prevista una scadenza, e naturalmente questa scadenza non è, cioè il contratto di lavoro non può durare sine die quello a tempo determinato, ma certo, ha una durata massima che dal decreto dignità, appunto, che è entrato in vigore nel 2018, è di 12 mesi. E sono previste, però, è prevista la possibilità che questo contratto venga prorogato. Anche lì le proroghe devono essere comunque sempre limitate nel tempo, proprio per evitare che il datore di lavoro un po' faccia un abuso dell'utilizzo del contratto tipologia a tempo determinato. Continuiamo la discussione appunto sulle novità introdotte dal decreto dignità proprio in relazione ai contratti a tempo determinato subito dopo. A continuare la nostra rubrica sul mercato del lavoro e oggi nello specifico a parlare del contratto di lavoro. E stavamo proprio discutendo di come il decreto dignità abbia portato comunque delle importanti modifiche per quanto riguarda appunto il contratto a tempo determinato. Ci hai spiegato appunto che ora può avere una durata massima di 12 mesi e poi si inserisce tutto un meccanismo di proroga che anche lì appunto vengono regolamentata al nostro legislatore. In che modo?
Sì, diciamo che queste proroghe, appunto hai detto bene, il contratto di lavoro può avere una durata massima, però sono ammesse anche delle proroghe. Per evitare, appunto, come vi ho detto prima, che si abusi di questo contratto a termine, dobbiamo in qualche modo, il legislatore ha individuato dei limiti. Queste proroghe possono essere effettuate per un massimo di 24 mesi, ma soltanto in presenza di alcune determinate condizioni. È chiaro, anzi faccio diciamo una parentesi, che queste sono condizioni che dicono tutto e non dicono niente, perché effettivamente poi sono lasciate un po' a quella che è la discrezionalità purtroppo del datore di lavoro. Quali sono queste condizioni? Sono due: esigenze temporanee ed estranee all'attività ordinaria o per sostituire altri lavoratori, che cosa vuol dire? Insomma, ne sappiamo ben poco, beh, tutto poi sta poi all'interpretazione, e poi esigenze connesse ad incrementi temporanei che sono però significativi e che riguardano sempre diciamo casi eccezionali, casi straordinari. Quindi, ad esempio, un picco di produzione potrebbe giustificare una proroga contrattuale. Esatto. Sì, proprio perché appunto è una cosa diciamo inaspettata, non rientra nell'attività ordinaria, non è prevedibile e appunto è ammissibile, potrebbe essere ammissibile. Sempre entro un limite massimo complessivo di 24 mesi. Sì. Nell'ipotesi in cui il lavoratore sa che al 24esimo mese gli scade l'ultima proroga possibile del proprio contratto di lavoro, non riceve nessuna comunicazione di diciamo chiusura del rapporto di lavoro, appunto di cessazione del contratto da parte del proprio datore di lavoro, e quindi l'indomani, come se nulla fosse, continua a recarsi presso il proprio posto di lavoro, cosa è possibile fare? Allora, in questo caso, se viene superato il limite dei 12 mesi, se non ci sono proroghe, o dei 24 se invece ci sono queste proroghe, se non, diciamo, il rapporto di lavoro continua, il rapporto di lavoro si trasforma in un contratto di lavoro a tempo indeterminato da quando si è superato il limite massimo. Certo, bisogna specificare che questa trasformazione non avviene in automatico, ma anche in questo caso è importantissimo rivolgersi all'organizzazione sindacale, perché tramite appunto l'ufficio vertenze illegale si può procedere per richiedere al giudice una riqualificazione appunto del proprio contratto come un contratto a tempo indeterminato. Questa è una cosa importantissima, perché appunto la ratio del legislatore è quello di limitare quando più possibile l'utilizzo dei tempi determinati, soprattutto in quei luoghi di lavoro dove un lavoratore viene costantemente impiegato anche per anni e anni a svolgere la stessa mansione. Una domanda che esce fuori un po', ma nell'ipotesi in cui io, datore di lavoro, decidessi di modificare la mansione per cui impiego quel lavoratore, è possibile fare un contratto di lavoro, fare un contratto di lavoro a tempo determinato a quella persona? Sì, diciamo che quando si parla di mansioni bisogna sempre stare attenti, perché insomma, si possono modificare, si può rielaborare un contratto, però sempre deve rispettare determinati criteri. Non si può, siamo sempre lì, non si può raggirare il limite massimo del contratto a termine o delle proroghe semplicemente modificando una mansione, perché altrimenti diventa un po' sempre un abuso. Esatto. Di cui purtroppo dispone il datore di lavoro. Quindi il mio consiglio è sempre di rivolgervi in qualsiasi momento, per qualsiasi dubbio, all'organizzazione sindacale, proprio perché è il primo approccio, che è il più diretto, che di cui appunto può usufruire il lavoratore, perché molto spesso arrivano già a danno fatto e quindi poi andare anche a recuperare diventa oneroso in termini di tempi, di costi, e quindi diciamo, io forse sarò un po' anomala, però il mio consiglio è sempre quello di curare il male quando si presenta fin dall'inizio. Fin dall'inizio. Ok, continuiamo con il prossimo.
diciamo determinato, indeterminato, e quindi nell'ambito dei contratti di lavoro subordinato, per entrare poi nel merito appunto della durata settimanale, diciamo così, del proprio orario di lavoro. Un contratto di lavoro subordinato, come si può distinguere? Allora, il contratto di lavoro a tempo subordinato può essere a tempo pieno in base a quelle che sono le ore previste dalla contrattazione collettiva, oppure un contratto a tempo part-time, cioè appunto un orario di lavoro ridotto. Esistono tre tipi di part-time: part-time orizzontale, part-time verticale e part-time misto. Il part-time orizzontale si ha quando la riduzione di orario è giornaliera ed è prevista in relazione al normale orario giornaliero di lavoro. Faccio un esempio perché è molto semplice. Io immagino sempre il calendario della settimana e orizzontalmente appunto se io lavoro tutte le mattine da lunedì al venerdì occupo appunto la parte orizzontale di questa immagine del calendario, mentre sarà verticale quando naturalmente io lavorerò tutto il giorno, quindi ad esempio dalle 9 alle 6 il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Quando invece queste due, insomma questo orario è un po' combinato, quindi ad esempio posso lavorare da giugno a settembre tutte le mattine, quindi un part-time orizzontale, e poi invece da settembre a novembre a giorni alterni sarà appunto un part-time misto, quindi come orario di lavoro queste sono le tipologie. Diciamo che contraddistinguere un contratto di lavoro subordinato. Diciamo che generalmente, come diceva appunto bene tu poco fa, quando ci troviamo di fronte a un contratto di lavoro e quindi soprattutto nel caso dei full time, una delle domande che mi viene sempre posta: qual è il massimo delle ore previste nel mio contratto? Tutto dipende appunto dalla contrattazione collettiva nazionale, sì, perché ci sono full time che prevedono un monte orario settimanale massimo di 36, altri di 38 o di 40 ore settimanale, che è appunto il tetto massimo che appunto può essere raggiunto come orario di lavoro. Un'altra particolarità che mi viene spesso richiesta è: se io ho un part time posso stipulare un altro contratto di lavoro subordinato sempre part time? Ovviamente anche lì si deve andare a guardare il monte ore appunto complessivo, perché se ho già un 18 ore settimanale è ovvio che non posso stipulare un altro contratto di lavoro subordinato full time, ma deve essere un part time che mi faccia poi raggiungere il tetto massimo previsto dal mio contratto collettivo nazionale. Quindi prima di fare una qualunque scelta, ritorniamolo a dire, è importante ottenere una giusta consulenza anche da questo punto di vista. Così come ci tengo a sottolinearlo, se ho un contratto di lavoro subordinato posso sostanzialmente firmare una collaborazione di lavoro, quindi un contratto, un cosiddetto co-co-co, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal numero di ore previste nella collaborazione. Quindi il tetto massimo della contrattazione collettiva nazionale fa riferimento ai contratti subordinati, però non anche ai co-co-co, che quindi possono essere essere sostanzialmente abbinati come appunto rapporti di lavoro pari subordinati a un lavoro subordinato a tutti gli effetti. Ovviamente lo svolgimento dell'orario di lavoro non deve assolutamente coincidere fra i due rapporti di lavoro paralleli che io sto portando avanti. Esatto. Purtroppo a causa dei lavori precari che ci ritroviamo, delle retribuzioni molto basse, dei contratti a poche ore che spesso vengono fatti, moltissime persone sono costrette ad avere più lavoro, a fare più lavori per riuscire ad avere poi a fine mese uno stipendio decente. Quindi spessissimo ci vengono poste proprio queste domande sulla possibilità di avere più contratti e quale tipologie contrattuali è possibile combinare fra loro. Ok, detto ciò, andiamo avanti alla nostra discussione e magari affrontiamo la discussione sul contratto di somministrazione, che è appunto la tipologia contrattuale, ci tengo a sottolinearlo, di cui si occupa la categoria
Nidil, perché appunto la categoria che all'interno della CGIL a livello nazionale firma di volta in volta gli aggiornamenti al contratto collettivo nazionale assieme alle organizzazioni sindacali diciamo più rappresentative delle agenzie per il lavoro, le agenzie di somministrazione. Quindi come può essere definito un contratto di somministrazione di lavoro? Allora, un contratto di somministrazione che cos'è? È un contratto con cui un'agenzia di somministrazione autorizzata, a breve vedremo come e perché, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori che sono suoi dipendenti. Per tutta la durata della missione, si chiama così appunto il periodo di lavoro, questi lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore. Quindi sostanzialmente ciò che caratterizza il contratto di somministrazione è che abbiamo tre soggetti, insomma, che appunto sono i protagonisti di questo contratto. Innanzitutto abbiamo l'agenzia di somministrazione, l'utilizzatore e il lavoratore. Due sono i contratti che vengono alla luce nel contratto di somministrazione. Uno è a natura prevalentemente commerciale, viene stipulato fra l'utilizzatore e l'agenzia di somministrazione, proprio per regolamentare appunto i rapporti fra questi due soggetti, mentre l'altro è il vero e proprio contratto di lavoro che viene stipulato fra il lavoratore e l'utilizzatore. Continuiamo subito la nostra discussione su questo rapporto trilaterale che intercorre nel contratto di somministrazione subito dopo il brano appunto di Davide Campisi, torniamo appunto nel locale. Che si intitola Piglialo. Perdi la creanza, la fiducia e la speranza. Simina la murica, va, simina la muri, simina la murica, veni, la murica va. Piglia la murica, va, piglia la muri, piglia la murica, veni, la murica va, piglia lui. Simina l'amore, aspetta che lo tempo passa. Cresci gli uri di sta brazzo cavità nella sa. Piglia lulla murica va, piglia lulla muri, piglia lulla murica, veni, la murica va. Simina la murica va, simina la muri, simina la murica, veni, la murica va. Sei. Torniamo indietro.
diretta e continuiamo a parlare di tipologie contrattuali e nello specifico del contratto di somministrazione. Ci tengo a sottolineare che il contratto di somministrazione molti in realtà non lo conoscono, ma è banalmente quello che qualche anno fa veniva chiamato lavoro interinale, lavoro tramite appunto ex agenzie interinali che oggi appunto vengono definite agenzie in somministrazione. Sono tantissime le agenzie in somministrazione, però appunto possono fare intermediazione di lavoro soltanto alcune specifiche agenzie che appunto tu stessa ci spiegherai come. Abbiamo appunto raccontato che si tratta di un rapporto di lavoro trilaterale, quindi questa è una delle più grosse particolarità, che esiste un contratto commerciale tra l'agenzia e l'utilizzatore, quindi il luogo di lavoro, il luogo di lavoro presso cui il lavoratore va a lavorare, e poi abbiamo il vero e proprio contratto di lavoro. Contratto di lavoro stipulato dal lavoratore e appunto l'agenzia per il lavoro, l'agenzia in somministrazione. Cosa possiamo dire ulteriormente del contratto di somministrazione? Allora, innanzitutto il contratto di somministrazione può essere a tempo determinato o indeterminato, però è chiaro che vi sono anche qui dei limiti entro cui il datore di lavoro può assumere in somministrazione. Non tutti i propri dipendenti possono essere assunti in somministrazione. Nel caso in cui il contratto di lavoro sia stipulato a tempo indeterminato, il numero dei lavoratori assunti in somministrazione non può superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato che sono in forza presso l'utilizzatore al 1 gennaio dell'anno di riferimento. Quindi, per farla breve, se io ho 100 dipendenti a tempo indeterminato, soltanto altri ne potrò assumere col contratto in somministrazione soltanto 20. Esatto. Allo stesso modo questi limiti sono previsti anche qualora il contratto sia a tempo determinato, però in questo caso la percentuale è del 30%. Mm-hmm. È chiaro che questo limite però non opera quando i lavoratori che devono essere assunti in somministrazione sono disoccupati, quindi da almeno 6 mesi, che godono appunto di ammortizzatori sociali o trattamenti di disoccupazione agricola, oppure nel caso di lavoratori svantaggiati. I lavoratori svantaggiati sono quei lavoratori che da almeno 6 mesi non hanno un impiego retribuito, oppure non hanno un diploma di scuola media superiore o un diploma professionale, insomma. Esatto. Diciamo proprio questa particolarità di essere un rapporto trilaterale ha poi degli effetti anche su chi sia il soggetto che deve pagare la retribuzione, che deve versare i contributi. Infatti molto spesso penso che ti sia anche capitato: chi paga, chi mi deve pagare, l'utilizzatore o l'agenzia? Semplicemente se mi viene la febbre, a chi devo comunicare? Esatto, appunto. E quindi in linea generale il pagamento della retribuzione, così come il versamento dei contributi previdenziali assicurativi, vale a dire IMSS e INAIL, viene fatto dall'agenzia di somministrazione, che poi riceve il rimborso da parte appunto dell'utilizzatore. È chiaro che se l'agenzia non paga la retribuzione, non versa i contributi, questo verrà fatto comunque dall'utilizzatore, perché si deve garantire appunto questa tutela ai lavoratori, e poi sono obbligati in solido. Come appunto nel caso in cui ci sia appunto questa denuncia da fare di malattie professionali, di infortuni eccetera, si deve comunicare all'utilizzatore, che poi si farà carico di presentare la denuncia insomma agli enti competenti. Esatto. È una delle particolarità del contratto di somministrazione che spesso appunto il legislatore si è trovato comunque a dover modificare. Infatti è una delle tipologie contrattuali su cui ogni governo che è cambiato ha messo sempre mano al contratto a tempo determinato e al contratto di somministrazione. E il contratto di somministrazione è, quindi, da come ci hai raccontato, un contratto di lavoro subordinato a tutti gli effetti, però è un contratto di lavoro subordinato che garantisce, tra virgolette, all'utilizzatore, quindi chi utilizza poi di fatto il lavoratore, ad usufruire della prestazione lavorativa, ma allo stesso tempo a non avere quelle responsabilità proprie dell'imprenditore dal punto di vista vertenziale, dal punto di vista
diciamo appunto retributive o contributive tipiche di un datore di lavoro, se non insolito, appunto come ci sì. spiegavi. Quindi è quelle, tra quelle tipologie, diciamo, di lavoro che da un lato permette ai datori di lavoro di poter avere più forza lavoro in maniera flessibile, nel senso che il datore di lavoro, l'utilizzatore, chiama a lavorare più lavoratori nei momenti di maggior picco, diciamo, di produzione, e allo stesso tempo nei momenti in cui la produzione si abbassa, i lavoratori che fanno? Tornano nella disponibilità dell'agenzia in somministrazione, a meno che appunto il contratto di lavoro dal punto di vista delle date appunto di inizio e di fine coincide esattamente con la lettera di missione, e allora lì poi si ha una cessazione del contratto di lavoro a tutti gli effetti, appunto naturale. E continuiamo la nostra discussione subito dopo il
accedono anche a un sistema di tutele particolare fornito dagli enti bilaterali, che sono appunto Evitemp e Formatemp. Chi ha avuto un contratto di somministrazione, chi ha lavorato con alcune agenzie interinali, sa benissimo che può accedere a una serie di prestazioni aggiuntive rispetto a un lavoratore subordinato canonico, prestazioni che ovviamente a cui è possibile accedere ovviamente tramite lo sportello sindacale, in questo caso appunto tramite l'ANIDI CGIL. Questo appunto ci tenevo a sottolinearlo, perché nel campo proprio della somministrazione di lavoro siamo particolarmente impegnati. Continuiamo la nostra chiacchierata e parliamo appunto del contratto a chiamata. Cos'è un contratto a chiamata? Il contratto a chiamata è un contratto di lavoro con cui un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione chiamandolo quando ne ha necessità. Ma anche qui è un contratto di lavoro subordinato, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, però in effetti non c'è un impegno costante. Perché? Perché si attiva soltanto quando il datore di lavoro ha una necessità e quindi chiama, appunto, da qui il nome contratto a chiamata, chiama il lavoratore. Il contratto a chiamata può essere con obbligo di disponibilità o senza obbligo di disponibilità. È con obbligo di disponibilità quando il lavoratore si obbliga, quindi si impegna a restare alla, diciamo, disponibilità del datore di lavoro per un certo periodo di tempo, appunto. E quindi cosa succede? Che riceve un'indennità proprio per il fatto di restare a disposizione, riceve un'indennità, oltre naturalmente, quando poi vi sarà la chiamata effettiva, riceve la retribuzione. Mentre nel caso in cui questa disponibilità non c'è, il contratto è senza vincolo di senza obbligo di disponibilità, e il lavoratore riceverà soltanto la retribuzione quando il datore di lavoro materialmente chiama appunto il lavoratore. Ok, questa è appunto la descrizione di un contratto a chiamata. Ovviamente ogni contratto a chiamata ha un periodo di disponibilità che può variare appunto a secondo di quando, delle tempistiche appunto previste in contratto, e quindi anche lì è importante avere la giusta consulenza per capire quanto tempo prima io è giusto che venga chiamata e mi venga, venga messa appunto a disposizione del datore di lavoro. Dopo il contratto a chiamata abbiamo messo nel nostro elenco l'apprendistato. Sì, l'apprendistato è un contratto che viene utilizzato di solito come primo contratto per l'inserimento nel mondo del lavoro. La sua caratteristica essenziale è che ha un contenuto formativo, perché l'azienda, appunto il datore di lavoro, si obbliga a trasmettere delle competenze, pratiche, delle conoscenze al lavoratore attraverso un'attività formativa che viene ad accostarsi alle competenze che il lavoratore acquisisce durante appunto il periodo scolastico, universitario o di ricerca. E viene utilizzato appunto come primo contratto perché può è rivolto anche ai ragazzi che vanno dai 15 ai 29 anni. Esistono tre differenti tipologie: l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, che va dai 15 ai 25 anni, l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, che va dai 18 ai 29 anni, in cui appunto il datore di lavoro si obbliga a formare professionalmente l'apprendista, e appunto il contratto è finalizzato a raggiungere una qualifica professionale. Poi quello per l'alta formazione, che può essere stipulato per conseguire una laurea oppure anche per un praticantato, e quindi va dai 18 ai 29 anni. Quindi diciamo che in generale un ragazzo minorenne che abbia compiuto il 16° anno di età generalmente non può essere avviato al lavoro se non attraverso un'unica tipologia contrattuale, che è appunto l'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che è appunto l'unica forma contrattuale che gli permette non solo di lavorare ma anche di completare quello che è l'obbligo di istruzione e formazione. Benissimo, abbiamo concluso diciamo la nostra carrellata sulle tipologie contrattuali. Dopo il prossimo brano andremo a concludere con alcune delle clausole importantissime che sono presenti nel nostro contratto di lavoro, e appunto il periodo di prova e poi una importante distinzione tra licenziamento e dimissioni. Ci ascoltiamo Max Gatti.
con il legale, questa nostra discussione sul contratto di lavoro e cosa è importante controllare e verificare che ci sia all'interno del nostro contratto di lavoro, quali sono i diritti e doveri appunto del lavoratore e del datore di lavoro, concludiamo parlando di una delle clausole fondamentali che generalmente è inserita in ogni contratto di lavoro, e quanto non c'è inserita vuol dire che non è necessario appunto farlo, che è appunto il cosiddetto periodo di prova. Che cos'è un periodo di prova? Allora, nel contratto di lavoro può essere previsto appunto un periodo di prova, cioè le parti possono stabilire che il lavoratore verrà assunto soltanto se supererà positivamente un determinato periodo. Serve fondamentalmente sia al datore di lavoro per sperimentare, per verificare la capacità professionale del lavoratore, la serietà a svolgere le mansioni, ma serve anche al lavoratore per valutare appunto l'entità e la congruità delle condizioni di lavoro. Il periodo di prova può essere apposto a qualsiasi contratto di lavoro subordinato. È necessaria, una cosa importante, la forma scritta, e deve essere previsto fin dall'origine. Quindi se al primo mese aspettiamo la retribuzione e il nostro datore di lavoro ci dice no, non ti pago perché i primi 15 giorni erano di prova, e questo non risulta essere inserito nel contratto, naturalmente questo è illegittimo e quindi non avremo diritto all'intera retribuzione, quindi mensile. Quindi se ho lavorato in periodo di prova, comunque ho diritto, anche se il mio rapporto di lavoro dovesse interrompersi per non superamento del periodo di prova, comunque ho diritto al pagamento delle ore effettivamente prestate a servizio del datore di lavoro. Certo, durante il periodo di lavoro, durante il periodo di prova, naturalmente il lavoratore in prova ha diritto infatti agli stessi diritti di cui gode un lavoratore assunto in via definitiva, quindi avrà diritto alle ferie, alla malattia, quindi diciamo tutta una serie di diritti che non possono in qualche modo essere, non possono venire meno. Alla fine appunto di questo rapporto di lavoro cosa succede? Ciascuna delle parti può scegliere di recedere unilateralmente, quindi o il datore di lavoro o il lavoratore dicono guarda, io non voglio continuare, e quindi si interrompe, oppure le parti sono d'accordo a proseguire il rapporto di lavoro, con la conseguenza che il lavoratore si considererà assunto fin dalla data della stipula appunto del contratto. E questo insomma un po' è in breve il periodo di prova. Ovviamente io ho la possibilità di dimettermi o di licenziarmi, di essere licenziato senza l'obbligo di dare il preavviso. Quindi il periodo di prova può interrompere il rapporto di lavoro in qualunque momento, proprio perché è un periodo di conoscenza reciproca. Ora, entrando un po' nella discussione della fine di un contratto di lavoro, come può finire un contratto di lavoro? Allora, un contratto di lavoro, diciamo la fine un po' brutta del contratto di lavoro è quando si viene licenziati. Tengo a precisare che, perché molto spesso si fa confusione fra il licenziamento e la scadenza di un contratto a tempo determinato. Quando scade un contratto a tempo determinato perché il contratto era previsto dall'1 gennaio al 30 aprile, io il 30 aprile non vengo licenziato, semplicemente mi scade il contratto per appunto decorso del termine. Diversamente si ha nel licenziamento. Il licenziamento che cos'è? È un atto appunto del datore di lavoro, da non confondere con le dimissioni che invece vengono date dal lavoratore, e quindi il licenziamento è un atto del datore di lavoro che decide di non voler continuare più il rapporto con quel lavoratore, a seconda appunto che il licenziamento sia individuale, nel caso io riguarda un lavoratore, se è collettivo riguarda più lavoratori. Esatto. E invece qual è la differenza tra le dimissioni, che appunto è invece un atto del lavoratore? Sì, le dimissioni invece si hanno quando io lavoratore presento appunto le mie dimissioni, quindi dico al mio datore di lavoro io non voglio più continuare a lavorare con te. Le dimissioni si differenziano dal licenziamento non solo perché provengono da una persona diversa, ma perché con le dimissioni il lavoratore perde purtroppo una serie di tutele che invece non perde nel caso in cui sia licenziato. Ad esempio, nel caso di dimissioni, l'indennità
l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS non viene erogata, e diciamo tutta una serie, vengono meno appunto quelle che sono le tutele collegate appunto alla fine di un rapporto di lavoro. Sì. Ovviamente questo nell'ipotesi di dimissione volontaria, diversamente invece succede in ipotesi di dimissione per giusta causa, che è appunto invece un'ipotesi diversa di dimissione che maggiormente tutela il lavoratore che decide di interrompere quel rapporto di lavoro per cause imputabili al datore di lavoro, quindi mancato ad esempio pagamento delle retribuzioni, oppure in ipotesi in cui si sia iniziato una causa di mobbing. Ci sono tutta una serie di ipotesi per cui io lavoratore posso dimettermi per giusta causa e quindi accedere comunque alle prestazioni tutela appunto dei cosiddetti lavoratori, dei disoccupati, oppure di perdita involontaria del posto di lavoro. Le dimissioni, ci teniamo a sottolinearle, non si presentano più semplicemente tramite una lettera fatta al datore di lavoro, ma è necessario che tutto venga fatto tramite appunto un portale Click Lavoro, che in automatico comunica appunto le proprie dimissioni al datore di lavoro. Ci sono delle tempistiche da rispettare sia nel caso del licenziamento che nel caso delle dimissioni, che è appunto il famoso periodo di preavviso che bisogna dare, e se non si rispetta tutto regolamentato all'interno del contratto di lavoro. Se questo periodo di preavviso non viene rispettato, ci sono una serie di sanzioni anche dal punto di vista economico a carico del datore di lavoro o del lavoratore. Abbiamo fatto questa carrellata veloce sulle nostre clausole contrattuali. Io ringrazio ovviamente Gabriella per la tua partecipazione a questa puntata. Spero ti sia divertita, sì. Ti sia trovata bene. Salutiamo Gabriele e lo ringraziamo appunto per il supporto tecnico. Gli amici di Bedda Radio, ci vediamo alla prossima puntata, e concludiamo come sempre con Lo Stato Sociale, una vita in vacanza.